Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Rieccoci amici di Radio Bruno, qui all'interno dell'area stile dal Royal Hotel di Sanremo abbiamo Bianca Azzelli. Ciao, ciao a tutti. Che bello rivederti qui però. Ah, è sempre un piacere per me davvero, grazie per l'invito. Sinceramente il risultato insomma di questa zona rossa non ci è molto piaciuto, quindi subito diciamo non sei contenta. Agli amici, no, votate Bianca. Beh, grazie, sarebbe veramente per me tantissimo, è la cosa più importante, quindi, ma io sono comunque soddisfatta della performance, della mia esibizione, quello che ho fatto sul palco, come mi sentivo, l'emozione c'era, insomma, poi sto leggendo un sacco di commenti positivi e questo mi dà coraggio. Quello che si è visto sul palco, una Bianca Azzelli felice, raggiante. Ah, che bello, questa è la cosa principale. Se arriva questo sono contenta, perché è vero, cioè sto vivendo un periodo, un momento felice della mia vita e quindi sono molto più positiva, prendo tutto con più leggerezza, come è giusto che sia, dai. Rispetto poi alla scorsa esperienza, è sempre emozionante quel palco, però insomma hai capito meglio anche tutto quello che circonda. Beh, proprio certo, l'esibizione. Sì, sei più consapevole, sì, di tutto, ovviamente poi cresci, insomma anche l'esperienza che ho fatto a tale quale show mi ha cambiata tanto, mi ha dato più forza, mi sento molto più sicura di me, ecco. Infatti avevo letto che interpretando vari ruoli hai capito meglio, insomma, qual era la tua direzione musicale? Sì, ho cambiato anche un po' il mio stile, diciamo, mi è venuto in automatico, in modo molto naturale, sì. Il complimento più bello che hai ricevuto o il messaggio più carino dopo l'esibizione? Ma guarda, tantissimi, avevo veramente tanti messaggi, sono stata quasi tutta la notte a leggerli. Perché poi veramente hai l'adrenalina, non ti passa e non sai che fare e guardi un po' di cose. Ma sono felice perché i commenti e i messaggi erano tutti molto indirizzati verso la grinta che avevo. Cioè si vedeva proprio, dicevano che ho cantato molto bene. Per me questo è importante davvero, cioè che sia arrivata a un po' di persone, ecco. Subito dopo Sanremo che succede? Abbiamo letto tante cose, però a sì? livello privato, ma noi vogliamo sapere, okay, musicalmente, dai, mettiamolo intanto così. No, vabbè, io diciamo che sicuramente sto lavorando all'album, ma con calma, nel senso che sto cercando di godermi ogni momento, ogni cosa che mi arriva, me ne occupo totalmente e... mi concentro su quello che faccio qui e ora, poi dopo si vedrà, ecco. E dopo privatamente sei felice, punto. Sì, certo, ormai dai, si sa, cioè sto dedicando una canzone d'amore sul palco dell'Arizona, che devo fare di più, ragazzi? Di più non si può fare nulla. Prima, no, invece di salire su quel palco, che fai? Hai cambiato magari rispetto alla scorsa volta il pensiero proprio prima che dicano il tuo nome? Dai, è sempre, c'è la tensione sicuramente, c'è l'emozione, mi muovo, mi agito, faccio un po' di, sì, per scrollarmi un po' di tensione, ma è difficile. Però giuro, quando sono salita sul palco poi ho pensato alle parole, al testo, mi sono goduta la canzone, veramente, cioè mi è piaciuto proprio, non pensavo a niente se non a quello che stavo dicendo, la canzone. Davvero. A proposito delle parole, del testo, della canzone. Beh, scritta da Checco. Sì. Mi ha chiamato, beh, l'ho chiamato subito dopo l'esibizione ieri, ci siamo sentiti stamattina, mi ha dato dei consigli, mi ha mandato subito un messaggio dicendo che sono stata fantastica, veramente. Lui mi dà molto molto coraggio. Ed è proprio così, quindi io continuo a dire votate Bianca perché vogliamo che prosegua naturalmente con questa bellissima canzone il percorso sanremese. Grazie mille, grazie di cuore, grazie, votatemi. Se vuoi fare anche un saluto agli amici di Radio Bruno. Certo, a tutti gli amici di Radio Bruno qui da Sanremo, un abbraccio enorme di cuore da Bianca Azzelli. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.